Ciao, benvenuti o bentornati sul canale. Adesso volevo fare con voi questa cosa, quindi andare a riciclare questo vasetto che è un vecchissimo diffusore per ambienti, profumatore per ambienti, e questo che invece è un vasetto dell'aceto balsamico che prendo l'Eurospin Amo Essere, che oltre ad essere molto buono, poi io riciclo anche come vasetto, lo faccio diventare proprio un vaso, un vasetto per i fiori, per le erbe del giardino, per le erbe di campo spontanee e per la decorazione della casa, insomma. L'avete già visto sicuramente in casa, questo è un altro. Avrete già visto, però insomma mi dispiace, è bello, un vetro importante, quindi perché no? Ecco, diventa anche un bel regalo se lo fate una composizione, un pensierino così per un'amica, per la mamma, per la sorella, inaspettato. Ok, iniziamo. Allora, questi buttiamo, anche questo, quello che è possibile riciclare lo ricicliamo, il resto lo differenziamo, quindi plastica e legno. Io di solito lo metto nell'umido, però questo ha una profumazione che probabilmente è chimica, quindi andrò a buttarlo nell'indifferenziata. Allora, il primo passaggio che faccio è quello di provare a staccare l'etichetta in modo proprio spontaneo. Ci sono alcune etichette che vengono via molto bene. Vedete, basta bagnarle un po', le ho bagnate veramente 2 secondi, quello che avete visto voi. E viene via senza lasciare residui di colla. Questo è importantissimo perché ci sono alcuni vasetti purtroppo che magari sono bellissimi, ma che provi mille maniere non chimiche a far venire via la colla e non viene via, alla fine insomma non ti resta che metterlo nel vetro. Questo devo dire l'ho bagnato in 2 nanosecondi e sta venendo via. Comunque continuiamo insieme. Attenzione, la carta non la faccio finire nel lavandino, ma la prendo per poi insomma gettarla via. Vedete come viene via subito? Lo bagno ancora un attimo. Viene via in modo meraviglioso. Scusate, mi metto un attimo più comoda, ma solo per tanto vedete lo stesso. Questo profumatore, vi dico la verità, non me lo ricordo dove l'ho preso. Forse l'Eurospin, sì, sono quasi sicura l'Eurospin. Però ecco, al di là che la boccettina è carina e riciclabile, non mi ricordo di averlo amato particolarmente. Ecco, era gli agrumi, ma si sentiva poco, quindi insomma non ve ne ho mai parlato perché, a parte che lì da un po' non mi sento di consigliarvelo, come magari vi ho consigliato quello invece con la rosa, il talco che ho ancora di là. Poi vedrete che in uno dei prossimi video andremo a riciclare anche quel vasetto lì sicuramente. Questi vasetti sono proprio carini, li mettete su una mensola, sul camino, dopo vi faccio vedere con che cosa, insomma, con un mazzettino di lavanda, un fiorellino fresco, ma veramente preso in giardino, preso durante il sentiero di casa per la scuola dei bambini, cioè proprio quei fiori che non costano niente, li trovi in mezzo alla natura, spontanei. E fanno così, rallegrano un po' la casa, fanno atmosfera, anche se poi li cali, butti, li cambi giorno per giorno, veramente è qualcosa di. Avete visto che carino? Semplicissimo, però anche rifinito bene, non ha il coso del tappo dell'avvitatore. Andiamo a sciacquarlo benissimo, perché poi se ci va l'acqua per dei fiori freschi, io adesso non lo so se metterò dei fiori freschi. Teniamo d'occhio allora perché devo anche andare intorno al lavoro. Allora, guardate, è venuto via in 2 nanosecondi. Sciacquiamo bene. Potete lavarlo anche con l'acido citrico, ma no, non si sente più nessun odore, quindi va bene così. Mi spiace, non so quanto io sia stata a fuoco. Forse sono andata fuori fuoco. Vabbè, allora togliamo questo. Ecco, questa è sempre la parte un po' più comoda di questo vasettino, è un po', però eccocela, si fa. E questo invece generalmente non viene via come questo, vediamo subito così che l'abbiamo già tenuto un po' umido, però no, ha bisogno ancora un pochino. Allora, sapete cosa facciamo adesso? Facciamo questa cosa. Allora, utilizzo questo, lo riempio di acqua calda,
e un po' di detersivo nei piatti. Oddio, lo lasciamo in bagno. Per farlo star giù lo riempiamo d'acqua, così sta giù a livello. Ok, adesso vi faccio vedere. Ok, quindi lo lasciamo in bagno in ammollo perché io adesso devo andare a lavorare e vediamo dopo insomma come continua, se si stacca. A volte c'è necessità di fare andare il vasetto con l'acqua bollente che bolla con l'aceto, questo no, però ecco è proprio l'ultima spiaggia perché non voglio riciclare una cosa usando dell'altra energia, utilizzare il fuoco, il gas, se riesco a farlo nel modo più semplice possibile, se no mi è capitato anche alcuni vasetti di dirgli vabbè sai che c'è, ciaone. Ma vediamo tra un pochino, adesso vado a lavorare un'oretta abbondante, poi torniamo a spiare. Allora, sono passate un paio d'ore perché ho dovuto lavorare, andiamo a vedere se... Allora sì, si stacca molto bene e direi anche la colla sotto. Secondo me un pochino dopo la spugna in metallo bisogna passarla. È venuto via perfettamente anche tutta la colla, poi lo laviamo comunque con il detersivo per i piatti, ma è venuta via. È veramente un attimo, avendolo lasciato in bagno così, è veramente un attimo. Volendo, se fate fatica, vi do consiglio magari per altre volte, andate a mettere altro sapone per i piatti su questa spugnetta. E veramente movimenti orizzontali, verticali, circolari. Ci sono sempre due pezzettini che si ribellano, però vedete, veramente minimo sforzo, massima resa. Ecco, guardate, è davvero molto molto carino. Poi vi farò vedere, adesso vado in giardino a vedere se trovo ispirazione, se c'è qualcosa, però è veramente un vasetto particolare che farà la sua figura. Adesso facciamo un giro fuori e poi vi faccio vedere. Oggi è una giornata veramente stupenda, fuori si sta benissimo, adesso non so quanti gradi esattamente ci possano essere, ma sono con un maglioncino neanche troppo pesante, veramente si sta bene. Allora, cerchiamo qualcosa per i nostri vasetti, così vi faccio vedere come si possono utilizzare. E intanto volevo anche spiare l'orto, vediamo qua. Fragole, stanno bene, ok, nonostante il gelo. Stanno bene, vi aspettiamo fragoline, qua sta iniziando a venire su l'insalata, quelli lì erano, così erano i daikon mi sembra che sono da raccogliere, qua avevamo seminato i piselli ma giustamente stanno ancora sotto il calduccio, sotto la terra, devono ancora venire su. Qua niente, c'è il residuo delle zucchine, là, dei ravanelli e niente, là c'è la mora. E quindi fra un pochino, non vedo l'ora, primavera, ritorneremo anche col nostro orticello. Ciao Micia! Micia, cosa ci racconti? Vieni a salutare. Allora, sto guardando anche qua sulla terrazza, ma sapete che secondo me di fiorellino non c'è rimasto più niente. Qua da pulire un po' l'aiuola, stanno spuntando i bulbi, bisogna un po' pulirla, bellissimi i primi accenni di primavera. Qua ci sono gli alberi in fiore, stanno già venendo, vediamo se riuscite a vederlo, le gemme, bellissime, però non c'è uno straccio di fiorellino. Adesso magari devo fare una passeggiata fuori. Neanche una prima margheritina proprio, ancora un po' presto, Giusy, eh? Quindi niente, mi sa che per i nostri vasetti dobbiamo trovare qualcosa dentro.
Allora, vi faccio vedere, vi ho fatto qua alcuni esempi. Come avete visto in giardino, non sono riuscita a trovare dei fiori freschi. Stamattina avevo già fatto la passeggiata e quindi... Allora, questo qua è un vasetto che avevo già, è sempre di quel tipo, quindi vedete che lo riciclo tutte le volte perché veramente mi piace. E avevo messo della sparagina secca e delle spighe che avevo preso appunto così, spontanee, un po' nel mio giardino, un po' nelle passeggiate. Questo è quello che abbiamo fatto insieme noi oggi. Allora, ho messo questo che non mi ricordo mai come si chiama, ok? Che lo vedete anche qua, l'avete visto un po' tutto l'inverno, mi piace molto, soprattutto per il periodo natalizio, ma poi anche per il periodo invernale. Sono delle bacche rosse molto, molto carine. E quindi ho deciso di mettere questo per farvi degli esempi, ecco. Questo qua è il vasettino piccolino e ho messo, vi ricordate che questa rosa era quella di un diffusore per ambienti che adesso è finito, però la rosa mi piace molto perché è di legno, è veramente bella, vediamo se riesco a mettervi a fuoco, molto decorativa, quindi penso che la terrò. E questo qua era una quelle cose di gesso profumate dove possiamo anche spruzzare noi il profumo, insomma. E quindi mi piaceva un po', l'ho decorato così, semplicemente ho messo la corda intorno. Ecco, con cose molto semplici che abbiamo in casa, avevamo anche, vi ricordate, da altri video, l'arancia essiccata, insomma, possiamo fare delle cose molto, molto semplici. Adesso vi faccio vedere qui. Ad esempio, queste erano delle spighe anche che mi avevano regalato con un pacchettino regalo. Adesso questo il vaso è un altro e non è riciclato, è comprato. Mi sembra che fosse un vaso IKEA. Però capite che veramente possiamo sbizzarrirci. Ad esempio, questo è un vaso diverso, ok? È quello che uso a volte anche lavandolo, chiaramente, però è della linea di quello che uso per i cereali. Vedete anche la lavanda, sempre quelle bacche rosse. In questo momento mi sfugge veramente il nome. La sparagina seccata, possiamo mettere anche la sparagina fresca. Insomma, per me danno veramente un tocco a questi vasetti. Con queste decorazioni molto semplici, molto di erbe spontanee, campagnole così, boh, a me rilassano molto e veramente, secondo me, danno un tocco alla casa leggero, elegante e mi piace un sacco.